Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vorrei parlarvi un pochino del let's play che ho intenzione di portare nella prossima live. Infatti mi sono attrezzato e quindi da questa domenica vi porterò un let's play. Quale let's play però? Ero principalmente indeciso su tre giochi, o meglio, prima avevo una certezza. Poi invece però ci ho ripensato su e ho detto potrei far scegliere a voi. Premetto che le tre scelte che vi metterò nello straw poll qui in descrizione, quindi ne approfitto per dirvi non votate nei commenti, non scrive, cioè scriveteli i commenti se volete, ma sappiate che io i voti che lasciate lì, raga, non li conto, ma non è che sono cattivo, non li conto perché è difficile contarli. Faccio uno straw poll, lo straw poll trovate il link in descrizione, lo cliccate e vi apparirà una tabellina nella quale semplicemente dovrete spuntare la casella con la scelta che vi piace di più. È semplicissimo, è gratuito, non ci sono passaggi da fare, non si deve accedere, quindi ragazzi, fate così. Non scrivete commenti con il voto, più che altro lo dico per voi perché poi magari viene fuori un let's play che magari diciamo voi avreste preferito un altro e il vostro voto non è contato nel sondaggio finale. Comunque, detto ciò, passerei al primo dei tre giochi che avevo pensato. La primissima scelta. Allora, tutti e tre i giochi rappresentano in qualche modo la mia storia nel mondo dei Pokémon, ovvero è il mio praticamente primissimo gioco vero, nel senso che l'ho giocato seriamente, il gioco che più mi è piaciuto in assoluto e quello che invece ha segnato di più la mia infanzia. Allora, partiamo dal mio primissimo gioco, quello che ho giocato veramente. Il mio primo gioco è stato Rosso Fuoco, ma quello che veramente mi ha introdotto al mondo dei Pokémon è stato Pokémon Diamante. Ovviamente, ragazzi, Nuzlocke, se no non scleriamo abbastanza. E niente, direi che Pokémon Diamante non ha bisogno di presentazioni, è un gioco fantastico. E che dire, sarà Nuzlocke appunto, non Randomizer. E se vi interessa, diciamo, la cosa, votate questo. La seconda scelta, invece, è il gioco che più mi è piaciuto in assoluto, quello che io ragazzi reputo miglior gioco Pokémon di sempre. Sto parlando di Pokémon Nero 2. Pokémon Nero 2 è semplicemente stupendo, ha una trama fantastica a mio parere. Qualcuno l'ha criticata, a me piace molto. I Pokémon non sono tutti così brutti come viene detto. Le soundtrack sono fantastiche. C'è la storia del Team Plasma ampio dopo Lega, quindi ragazzi questo gioco secondo me sarebbe fantastico da portare in live, ovviamente Nuzlocke per lo stesso discorso di Diamante, mentre invece la terza scelta è il gioco che più mi ha segnato e che ricordo specialmente quando ero piccolo, al finale mi ero commosso molto. Sto parlando di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa. Non so in quanti lo conosceranno, è un gioco molto più datato rispetto agli altri due, infatti è del 2005, però ragazzi è un capolavoro, è stato il primo Mystery Dungeon, non vorrei dire cavolate, e come vi ho detto ha una trama bellissima, una storia molto intensa, e secondo me verrebbe fuori anche questo, in live verrebbe fuori molto bene, diciamo. Detto ciò, io vi ho proposto le mie tre scelte. Sta a voi decidere quale porterò. A me, sinceramente, non farà alcuna differenza. Ovviamente tutti questi tre titoli li vorrò portare sul canale, questo mi sembra ovvio. E niente, semplicemente votate nello straw poll in descrizione. Vi ricordo ancora una volta che i commenti non saranno contati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.